Ci siamo signori, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti questa settimana di streaming è volata, amici ascoltatori, buongiorno, come state? Cigatto, Sister Italica 96, Riki Shimaru, Wiccirinni e Salve Master Game, come state signori? Io sono stanco ragazzi, sento caldo, no sento caldo, sto morendo di caldo. Sono stanco da giorni di levataccia alle 6 del mattino per andare a fare lo scuolabus. SD è finita. Fino a martedì. Tra l'altro che martedì devo rifarlo, ma è soltanto martedì e poi basta. Che ci ha portato in questa penultima settimana di streaming a fare due live. Quella di oggi e quella di domani, che vedrò se fare quello che avevo schedulato, cioè Splatoon e Tetris, o fare qualcos'altro. Oggi facciamo Mario Maker. Questo giovedì a Foso, 26 maggio, sto letteralmente squagliando. E quindi tra un po' probabilmente morirò. Non sto benissimo, probabilmente dovuto a questi giorni che ho sudato come un porco. Sugli autobus aria condizionata non ce n'era. E quindi probabilmente oggi sto accusando il colpo di tutte queste sudate di questi giorni. Però comunque, siamo qua a fare il nostro dovere di streamer. Su streamer, come state voi ragazzi? Cosa mi raccontate? La pioggia qui ha fatto scendere la temperatura a 25 gradi. Dov'è la pioggia? No, domenica c'ho la comunione di mia nipote. Ti prego, non deve piovere. Cioè, a meno che si diminuisca la temperatura, sì, ma no? Merda, solo merda. Bene, cigatto. Io sono contento sempre di questo ottimismo che regna in queste live. No, ci, no, ci, no, ci, no, ci, no. Qua ieri sera stava piovendo e tuonando. Ma beati voi, ragazzi. Io qui stamattina sono svegliato alle 7 e ero in una pozza di sudore. Siamo in piena. Qui siamo in piena estate. Non dico, cioè, oggi potevo tranquillamente andare in spiaggia per la prima volta. E cioè, è sempre stata la mia prima volta a maggio andare in spiaggia. Oh. Sono ancora vivo, quindi posso ancora vivo. Cioè, non ci sentiamo da settimane su Discord. Però. Sì, e io ho 41, Ricky, giochiamo a chi c'ha i gradi più lunghi. E io ero su un autobus senza finestrini, con i sedili in pelle e senza aria condizionata, con i bambini. Dimmi tu, pensa te come. Che quei 41 gradi che cosa erano? Che cosa erano quei 41 gradi? Mannaggia a quelli che inventano gli autobus senza finestrini perché tanto c'è l'aria condizionata. No, figli di troia, se si guasta l'aria condizionata e non ci sono i finestrini. È una camera iperbarica, l'ha detto. Ok, va, l'ho detto. Mi ho fatto una fatica della madonna a dormire sotto e ho recuperato stamattina. Ma io vorrei andare a dormire. Dove sei. Io in questi giorni che ho fatto lo scuolabus, tornavo a casa alle 2:30. Il tempo di farmi la doccia erano le 3. Io mi mettevo a letto e dormivo fino alle 6. Cioè, quindi quello è. Perché comunque svegliarsi alle 6 del mattino. Vai a pranzo, Kishima. Vai, via, via. E che la dieta ti accompagni nella ruota. Tra l'altro, a proposito, perché c'è quel cosino qua là, che non so chi sia? Mubot, sì, ho capito. Quello era Mubot. Sto sperimentando. Ho idea di. No, Riccardo, devi stare calmo. Stavo dicendo, ho trovato un nuovo giochino. Probabilmente lo sperimenterò durante la prossima settimana, che è l'ultima di streaming, e poi io me ne vado a fanculo fino a settembre. Dove sto. Ora dovrò decidere un pochettino come strutturarlo. Sarà un gioco per prendere punti, ovviamente. Dovete indovinare una parola. E più tentativi fate, meno punti vincete. Quindi vi prenotate, cioè usate i punti canale e poi farò, vedremo. Poi faremo un esperimento la prossima settimana. E poi probabilmente sarà il gioco ufficiale per i punti dei bot a settembre. Quindi dovete esserci obbligatoriamente. Altrimenti se non rispondete, cioè se non siete in chat a guardarmi, non potete riscattare i punti. E quindi passa un altro in caso. La prossima settimana è l'ultima settimana di streaming, ragazzi. Allora, parliamo un poco di prossima settimana. Parte martedì che non c'è live, perché devo lavorare.
Quindi faremo live lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Abbiamo le ultime 4 live prossima settimana, compresa la prossima, sono 5, ok? Giovedì ci sarà, che è il 2 giugno, ci sarà un gioco che sarà Dirt Rally 2. Così facciamo la settimana in bellezza. Io e Paul Terry e con chi poi vorrà giocarci. 13:30 giovedì, giorno della fe della Repubblica, faremo Dirt Rally 2. Un classico del canale. È giusto fare l'ultima settimana di programmazione con Dirt Rally 2. Mannaggia, ci sono volute un intero pomeriggio per scaricare 110 GB di gioco. Venerdì sono molto indeciso. Ancora non lo so, però sto pensando di portarvi un gioco che non ho mai portato sul canale, oppure tenermelo per settembre per fare alcune live così. Vedremo. Comunque, venerdì sarà una live di saluti, dove oltre a ripercorrere tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che vi ho portato in questo anno solare di streaming, cioè da settembre 2021 a oggi praticamente, vedremo tutto quello che vi ho portato e poi vedremo di fare un qualcosa tra l'altro, e poi andiamo a girare la ruota segnandomi anche Felix, che è l'ultimo che l'ha riscattato. Felix, ok, e poi andiamo a girare la ruota per voi tre. Stavo dicendo, hanno finalmente sistemato It's Quiz Time. Finalmente gli sviluppatori si sono accorti che Mixer non esisteva più e che non funzionava più l'associazione all'account di Twitch. Quindi adesso finalmente QuizTime funziona e non so se farlo di pomeriggio oppure una live serale speciale dove giochiamo QuizTime, lo streamer versus chat, la versione di Twitch di QuizTime, non quella che facciamo dei control ovviamente. Quindi devo decidere solo se farlo a pomeriggio con quelli che siamo, o la sera probabilmente con ancora più pochi che siamo. Deciderò di fare, però come si dice, una cosa dai un colpo al cerchio e un colpo alla botta, hanno sistemato sta cosa, hanno sminchiato la webcam, quindi praticamente non posso comparire in webcam al centro insieme a Sally perché hanno rotto il sistema della webcam. I punti sono serviti, andiamo, 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 andiamo. Quindi grazie, GG. E allora, signori belli, ci siamo. Ultimi giorni di punti. Ultimi giorni di punti. Vediamo un poco, è da già venerdì che non facciamo più nulla. Allora, Ricky, Cesar e Felix sono i tre che hanno riscattato per quest'oggi. I punti sono serviti. Tanto in quest'estate devo cambiare i bot, quindi ci saranno anche dei bot nuovi. Iniziamo con Ricky Shivalo che è andato a pranzo, quindi non vedo un cazzo, quindi facciamo uscire la dieta e ci togliamo il pensiero. Andiamo a vedere che cosa succede. Tanto la luce è accesa. Vediamo un poco cosa regalerà la ruota a Riccardo. Un formaggio, vabbè, come è giusto che sia, perché sono sardi. 2000 punti a Ricky Shimaru. Poi c'è Caesar, te che per ora stai lavorando. Secondo me è una bella frutta per stare leggero. Non starebbe male. Con la S di Sardegna dal lato sbagliato. Andiamo a girare la ruota. Io sto dormendo, sto letteralmente sonno. Ho letteralmente sonno, ragazzi. Sono morto. Oddio, la vecchiaia. Beh, sì, si è sardo anche lui, quindi come Riccardo, ovviamente, il formaggio. Ultimo e non ultimo, Felix, e poi andiamo a giocare a Mario Maker 2. Andiamo a vedere un pochettino di andare avanti con la sfida infinita. Felix, se con la... Tutto con la S, Sardegna, Sicilia, andiamo a vedere. Cosa succede? Andiamo a vedere. Niente, si è incantato il disco, ragazzi. Oggi formaggio per tutti, va bene? Statevi leggeri e non rompete i maroni, va bene? Formaggio. Altri 2000 punti per tutti e tre. Adesso lo mettiamo qua. Arrivederci, andiamo a giocare. E allora, adesso che ci siamo, io direi di passare a giocare. Facciamo un po' di Mario Maker. Tra l'altro, cosa dovevo dire un'altra cosa che non me la ricordo. Ah, sottoscritto non andrà all'Etna Comics, purtroppo. Spero a settembre per Palermo Comics. Non ho come andare in Sardegna. Non ho come arrivare all'Etna Comics. Quindi, peccato. Andiamo a giocare.
È rimasto Tiberio Timperi, ragazzi, non avevo voglia di cambiare per un giorno la schermata di gioco. Allora, tra l'altro Caesar, quando ti degnerai di nuovo a esserci su Discord, ti faccio vedere, ti vorrei far vedere un'anteprima del nuovo gioco per i punti, ok? Mario 35, F per Mario. F per Mario 35. Volevo streamare la finale di un torneo di Mario Kart all'Eterno. Ah, beh. Volevi streamare tu la finale di un torneo di Mario Kart all'Eterno? Tra l'altro, io non so. Non mi ricordo che tornei fanno all'Eterno Comics. Purtroppo mi viene troppo difficile arrivarci. Mia sorella non ci può andare. Va bene, Etna Comics, ci vediamo anche. Anche per quest'anno ci vediamo. No, ho sbagliato. Anche per quest'anno ci vediamo il prossimo anno. Mister Quest, ciao. Buon pomeriggio. Livelli da mondo. Ah, non ne fanno all'Etna Comics. Ma allora, io ho sentito che c'è qualche area gaming dell'Etna Comics, secondo me. Non so, le sono domande. A parte, vero, hanno messo il programma ma l'ho letto di sfuggita, veloce. Come stai, Mister Quest? Come va? Let's go. Adesso sto morendo, adesso mi spoglio, eh. Adesso mi devo veramente mettere in nudo. Però lui è di un giappo. Che ci sono morto subito. Non sembra difficile. No, infatti non è la di... Sì, ce l'ha. Allora, se sei un pesce di merda, non è colpa mia. Ok. Ah, via. Porca puttana, che pesce è? No, che pesce, a livello è? Questo stanco è un po' ammaccato, non so da cosa, cioè mi sento un pochettino rincoglionito completamente. No, Fabio, che cazzo hai fatto? Volevo salire su, invece no. Ci sente meglio dopo la palpata che ti aveva infiammato e tutto. Reinfiammato e tutto. È un po' come quando io mi faccio la coloscopia che poi mi infiamma dove ho il morbo di Crohn, quindi devo riprenderci la mano. Ma lo facciamo tutto. Ah, è proprio finito. Bene. Guarda, facciamo una cosa. Da un po' non lo faccio. C'è il livello che mi ha dato Master Game, però solo uno, eh. Solo uno. Perché di solito non faccio i livelli creati dagli altri. E allora. Idi. Oggi lo voglio fare. Non lo so, si sa. Fammi rinfrescare la memoria. È un super mondo. 565 565 N 40 BXF Mario, sì, no, vabbè, Mario ha detto che vuole morire. Vabbè, devo abituarmi. Come si giocano i super mondi? Come si gioca il Super Mondi? Aspetta. Forse devo andarci da qua. Ah, devo cliccare. Ah, ok, ho capito. Non, vedi, Super Mondi non l'ho mai provato, quindi ecco, è un'occasione in più per provare un Super Mondo. Hai visto che bella principessa pesca? Quindi se mi vedete un po' giù, ragazzi, sono stanco. Oltre al fatto, ripeto, ho 40 gradi in sta casa oggi. Forse anche di più. Fa proprio caldo oggi. Ah, perché il supermondo lo mette qua, ok? Ma se è difficile non lo faccio. Cioè, nel senso, mi fermo subito. Questa è la principessa Peach di Mario. Tanto 24, 24, non so come funziona. Mondo 1, 30 vite. Si parte con 30. Si parte con 30 vite. Patta Twist Remake. Corto ma bello, poi vediamo, ora vediamo.
Ok. Ciao Nicola, grazie. Allora, ho capito dove mettermi. Io, ok, penso di sì. Penso di aver capito. Oh, allora. Come stai, Nicola? Come va? Ah, la velocità, la velocità. La velocitazione. Allora, qui ho capito come... Aspetta, io qui posso stare. No, c'è il sole cattivo. Aspetta. No, ho sbagliato io a saltare. Dovevo prendere velocità. Aspetta, questo è un livello... ho sbagliato. Niente. Abituato che spunta sempre il tuo sole di vita, ho perso tempo. Ok. Secondo me c'è... Dai! Mi hai colpito col tacco della scarpa, animale! Sto qua. Ecco, poi mi ha colpito nel culo, letteralmente. È tutta una questione di tempismo. Esatto. Proprio questione di tempismo. Io sento basso il gioco, io non lo so perché sento... Vabbè, però, minchia, questo è millimetri... L'hai fatto millimetri col... Letteralmente... Già ti chiamano, va bene, Nicole. Sì, vabbè, dai! L'ho saltato, però. Io l'ho saltato, quel coso lì. Io l'ho saltato, quello lì. Ti do 30 possibilità, dopodiché rage quit. No! Si è spento! Si è spento! Si è spento. Silenzio. Sai che più o meno credo di aver capito la tipologia del livello, cioè... L'hai fatto, bravo. Ci sarà la trollata del millennio, però no. C'è la trollata del millennio. Porca puttana, non dovevo entrarci. Non dovevo entrarci. Però, a meno che hai fatto la cafonata del... No. Dai, che palle, l'avevo passato. Sei una bestia di Satana, sei vero? Dai. Ok, se ci arrivavo col Mario Grande, riesci a fuggire. Che bastardata, veramente. Guarda, l'ha messo pure alto, l'ha fatto. Perché così non riesci a prendere il tubo di riuscita. Che, guarda, aspetta. Ok, calme. Calme. Andiamo adesso. La questione di principe, va bene? Musica, ballo, allegria e biancosarti per far festa. Il sole! Il sole! Ciao Mollica! Ciao Molly, come sta? Che palle! Vedi, sto... Vede fuoco! Sì, sa, tranquillo. Zussel! Non è infattibile. Non è uno di quei livelli che... La porca puttana. Sai cosa c'è? Questo è uno di quei livelli che a me prende, che poi devo riuscirci. Probabilmente non in live, nel senso che adesso per la viscolite non lo faccio più, ma probabilmente lo giocherò alla portacci dei Mammoth, per i fatti miei. Sì, esatto, cigarette, livello della porca puttana. Ehi, allora, fermi tutti. Io devo fare ta, 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 perché altrimenti non ce la faccio. Sì, non così.
Sei stanca, Molly. Dai, stanno arrivando le meritate inferie. Devo fare tutte e quattro. Prima devo passarne uno. E poi si fa l'altro. Che cazzo? Che cazzo? Cazzo! Sto gran cazzo lo piglioli. Non hai messo il fiore, eh? Si può morire dentro. Allora, sai qual era la aspetta, come si dice? La vigliaccata, ecco, tra virgolette. Voi non forse non l'avete visto. Forse voi non l'avete visto. La stella mi serve perché per prendere la bandiera devo entrarci con l'invincibilità. Ok. O con il fungo fino alla fine, impossibile. O con l'invincibilità. Io ho perso tempo con l'invincibilità. Perché non so più saltare su Mario. Cioè, se da un po' che non lo gioco. E quindi ho perso la cosa dei salti. Non è infatti. Questa l'ho persa sta vita, ve lo dico subito. Ecco. Perché non riuscivo a togliere dalla pausa e. Ho bisogno di entrambi obbligatoriamente. Io non ho visto com'era, devo essere sincero. Cioè, ho visto che. Sì. Sì. No, 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 questa non l'accetto, eh. Questo non l'accetto. Questa è proprio una morte gratuita. Questa è morte stupida mia. Ma voglio finire le vite. Voglio finire semplicemente le vite. Qui sono stupido io. O sei velocista o non ci arrivi. Perché tu avrai fatto sicuramente in modo di calcolare che la stella finisca. Che la stella finisca. Ciao Crosta, bentornato Nicola. Tu hai fatto sicuramente in modo che la stella finisca. Prima che tu arrivi lì. Allora. Ciao Gianfi. Allora. Trovo insopportabile la tua mancanza di fede. Allora. Qualcuno lo vedo che è arrivato al secondo livello. No, non è che è merda, li ha fatti Master Game. Quindi. Porca puttana! Ma che cazzo è? Allora, scusate, la mia madre va via, lascio le cose aperte. PEM! Master Game ha fatto dei livelli che siano
Bastardi ma non troppo. Perché ti dico? Perché se ci sono riuscito io più o meno ad arrivare verso la fine, significa che bene o male sono fattibile. Problema però qual è in questo frangente qua? Hai 30 vite e devi fare 4 mondi di livelli. Cioè 4 livelli per in un mondo. Devi essere proprio bravo. Ma perché ci sono quelli bravi? Io non lo sono, semplicemente qua. Comunque, io questo qua me lo tengo, Master Game. Cioè, nel senso, quello di ora devo essere io a... Non in live, ripeto, perché non voglio bloccare una live solo su alcuni livelli. Una cosa che io posso fare adesso, voglio vedere se hai fatto dei livelli giusti. Cioè, nel senso, normali. Me ne gioco uno e poi andiamo a giocare. Come lo trovi sto mondo? Master Game ha messo il codice. Metti il codice, Master Game, per Nicola. Ah, li riprendo nel livello dove sono. Questo non lo sapevo, ripeto, non ho mai giocato i mondi. Fammi fare sto Money Rush. Di corsa, fammi vedere. Rimetti il codice. Ok, grazie Sisa, aver rimesso il codice del livello. Raggiungi il traguardo dove hai raccolto 18 monete. Almeno 18 monete. Ci sarà il tempo. Ah no. Ok. C'è qualcosa qua, aspetta. Ho scelto proprio quello stronzo. Ottimo, sono proprio contento di tutto. Ci sarà qualcosa. Ah, qua. Ho preso proprio lo livello più stronzo che ci sia. Oh, ma porca puttana, eccolo dove. Aspetta. No, ho fatto... Dai! Ah, minchia, quella è stata una trollata qui. Ti piace trollare, vedo, eh. Ok, io devo essere proprio piccolo, non ce la faccio così, ok. Aspetta. Sappiamo dov'è il coso lì, quindi adesso è più facile. Mi insospettisce quella cosa lì, però. Però una sto cosa che non sto capendo è... Ah, forse ho capito. Sì. Per forza però ho capito, eh. Vediamo se è vero. Ok, qui ho finito. Ora, vediamo se ho capito. Vediamo se ho capito. No, non l'ho capito. No, non l'ho capito. C'è qualcos'altro qua. Allora, sai che visto questi livelli funzionano, li fanno tanti americani, no? Questi li giocano. C'è pure gente che comunque piace giocare questa tipologia di livelli. O come li chiamo io, bastardi, o semplicemente molto difficili. Vabbè, ho preso più stronzo, dai. Cazzarola di minchia che c'è. Come ci arrivo lì sopra? Guarda, vedi, però vedi che... Ok. Non ce la farò mai per tempo, probabilmente. Hai messo una... Perché vado nella one-up? Stupido, non me ne frega niente la one-up, sto frangente. Dai.
Fai pescare con Link. Sai che qui ci... Ok, un'altra stronzata che ho fatto. Aspetta, aspetta. No, no, questo voglio farlo. Fermo. No, questo lo voglio fare. Ho capito, non devo prendere la... Non devo prendere non funghi, esatto. Non hai fatto manco un pa... Dai, io ci sono riuscito, Nicola. Dovresti riuscirci anche tu. Lì, sul primo coso del mondo che ho fatto, è semplicemente questione di tempismo. Minchia. Aspetta, io qui adesso non vedo dove è il fungo. Ok, devo proprio evitare. No, no, questo qui non è brutto. È l'unica... Devi semplicemente evitare il fungo. E adesso c'è un problema, secondo me. Ok, non c'è un problema. Ce la faccio. Sì, non devo prenderlo quel fungo. Perché mi porta solo fastidio. A meno che... Ci può essere adesso la vigliaccata, tra virgolette, che mi serve dopo quello grande. Che però posso venire a prendere, teoricamente. Teoricamente. Lo sapevo io! Io lo sapevo! Moreno! 2 anni, Moreno! Mame questo. Viva Pezzalino. Ciao Moreno, grazie mille, dall'America teoricamente, quindi ciao Moreno, buonanotte Moreno, no, buongiorno Moreno, deve essere le 7. Che cazzo è Moreno da te? Le 7 del mattino. Grazie mille Moreno, 24 mesi di... serviva, lo sapevo io. Io lo sapevo. Sono le 7 del mattino. Buongiorno Moreno, ben svegliato e grazie mille per la sub. Come stai? America. Hai visto Nicola? Perché i miei sub, quelli che vanno sott'acqua, mi vogliono bene. I miei sub, Nicola, eh? Io grazie, Moreno. Mi fai colazione, mi immagino. Io voglio passarlo questo, sarò stronzo, ma adesso voglio passare. Poi quando ritorni ci racconti tutto. Ah... Fabio? Sto per saltare, Fabio. Dai. No. Cazzo di Buddha. Allora, visto che mi sta questo, non mi guarda e faccio una cosa. Scusa. Okay. Ciao, mi sta questo. Devo essere sincero, mi sto divertendo su sto livello. Cioè, veramente, non lo dico apposta. Mi sto divertendo. Sto tentando... Porca puttana... Ok. Mi vedi? No, ho detto che non mi vedi, non mi stai vedendo. Ho detto che non mi vedi. Allora, detto è bello, poi vediamo, Master. Io, eh? Allora, qui non detto, io non sono il pagliaccio di nessuno qua dentro. Okay. Andiamoci di qua, ti prego. Concentrazione. La one up serve, lo dico per chi magari non ne avvezza mai, perché questi livelli possono andare dove c'è pipi. Aspetta, sai che c'è secondo me? Aspetta. Non c'è la vigliaccata. Lo sapevo!
Lo sapevo! Aspetta un minuto. Ho capito l'ennesimo errore che ho fatto, eh. Ho capito l'ennesimo errore che ho fatto. Però non ce la faccio più adesso. Ok, fermi. L'abbiamo risolto. Fermi. Fermi tutti, questa è una retata. Fermi. Fermi tutti. Qualcuno spiega che Mario ha il sapone sotto i piedi, questo fa... sì. Va bene, mister... Allora, mister questo, eh? Abbiamo plagiato un'altra mente innocente. Innocente per un'altra parola. Giusto. Queste sono parole grosse. Fermi tutti. Fatevi scommettere sui bitcoin e poi andiamo, finiamo sto livello. Poi lo segnalo questo livello, ovviamente, come è giusto che sia. Eh? Bitcoin va giù e questo va giù. Allora. Perché è la scivolizia, Nicola Mario, va bene? È la scivolizia. Partiamo. Moneta. Prego, è un piacere segnalare il livello. Porca, va bene, tanto devo perderci. No. Tutto veloce, tutto. Però lui ha messo delle monete in più, quindi o c'è un altro punto dove ci sono delle monete nascoste, che quindi non c'è bisogno di pigliare sta chiave. Ok. E quindi tra l'altro magari non c'è nemmeno bisogno semplicemente di venire qua. È finito il Pokédex in Pokémon. Madonna, io non ho più giocato quel coso lì. Tanto grazie per averci messo un fiore lì, eh. Oh! Vittoria! Va bene! Va bene! Nuovo record! Ah, segnaliamo il livello, no? Come si segnala al signor Gianfranco Nintendo. Ah, i tag adesso li decido io. Non è corto ma bello! No, scherzo. Ciao Mister Questo, buon pomeriggio. Grazie per essere passato. Il commento sarà culo, eh? Bello che l'hanno fatto. Mettiamoci attenzione, eh? È tutto sessuale, Mister Questo, ovviamente. Tutto molto sessuale. Tutto molto sessuale. The Legend of Link. The Legend of Link. Monkey Goomba. Pescare con Link. Facciamo l'ultimo. Visto che mi dice. Sta insistendo per pescare con Link. Voglio vedere che cosa è. Poi passiamo per i livelli normali. 5 commenti. 59 tentativi. 132 tentativi. Dove 59 sono riusciti per una percentuale di successo del 48,69. Quindi significa che bene o male. Non è proprio il 50% di chi l'ha giocato, però la maggior parte, cioè
4.900 di chi l'ha giocato l'ha passato. Vediamo sto pescare con Link. Già ci sono dei pesci, io li odio. I livelli acquatici devono morire insieme con chi li crea. Raggiungi il traguardo dopo aver eliminato tutti i pesci smack. 5, tutti. Ciao Link, com'è? Come funziona? No, ho sbagliato Fabio. Perché sei entrato un... Bravo Fabio, così si gioca. Ma sei una merda, sei! Hai messo i blocchi nascosti? Sei un bastardo, eh? Perché effettivamente pescare con Link, andarci con la spada era troppo semplice, ovviamente. Dovevo pure immaginarlo. Come faccio io da qua? Sì, no, immaginavo. Aspetta, come... io non mi ricordo più i tasti. Sì, Nicole, il problema è che non mi ricordo più. Dove sei, verde? No, dai! È sparito il pesce! Ha sbarcato il pesce. Non c'è, raga. Allora. Ciao. L'hai fatto apposta a mettere quello lì. Fate il pesce, vabbè. Dai, questo è bello, te lo accetto. Te lo accetto. Nel senso che ti do un'accettata in testa. No, te l'accetto. Mi è piaciuto. Allora, lì c'è un qualcosa che mi incuriosisce. Secondi 111 in lei 16 secondi. No, ho sbagliato. Voglio vedere. Calamaco è giù. Come faccio a uscire? Poi te voglio far veloce. Non so dove tocca. Immaginavo che erano. Vedo che effettivamente il calamaco si vedeva da là. Vediamo che segreto è. Ah, le one up. Va bene. Dai, è stato preso anche la cima. Va bene, bravo, bravo. Questo è un bel livello. Questo è un bel livello.
Questo mi è piaciuto, bravo. Bravo, 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 bravo. Qui te lo metto, è bello, bravo, bravo. Te lo commento pure. Bello, 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 bello. Ma è proprio piaciuto, bravo. Adesso, ringraziando Master per avermi dato un paio di livelli, ti prometto che quel mondo là me lo gioco, ok? Non in live, per i fatti miei, tanto lo vedrai tra chi lo giocherà quando, eh? No, perché quello è un fattore mio, nel senso che è fattibile, ma non più in live, ecco. Quindi, comunque, grazie Master per aver condiviso con me questi livelli. Alla fine gli ultimi due, non quello del mondo, abbiamo fatto due, ne ho fatti solo due. Anzi, poi tra l'altro qualche cosa tua te me la gioco, per fatti miei sempre. Sono non stronzi, cioè nel senso bastardi, ma al punto giusto, nel senso che non sono di quelli veramente impossibili da fare e quindi tu puoi rage quit. Tipo questo qua del pescare è veramente bello. Effettivamente poi lì dovevo. Sono morto come uno stupido sott'acqua perché. Sono stato stupido io che dovevo immaginarmi che non, come dire, avevi fatto in modo che. Porca puttana quanto corre! Adesso andiamo a vedere un po' cosa c'è. Ai gum. Maurizio Costanzi. Poi come lo sentite l'audio, ragazzi? Alto? Perché ora ho il balcone aperto. Ahia, la minchia. Mo? Ma sei da minchia, sei. Qualcosa mi dice che devo andare qui. Qualcosa. Vabbè. Era già la fine. Normale. Questo livello l'ho fatto il giorno dopo che era uscito Link's Awakening su Switch e l'ho replicato il minigioco della pesca. Minchia, sai che non mi ricordavo quel minigioco lì? Che io l'ho giocato Link's Awakening. Non mi ricordo se. No, non l'ho fatto al Day One perché me lo sono regalato per Capodanno 2021, se non sbaglio l'ho portato l'anno scorso, adesso Sisa mi può confermare se si ricorda. Non credo era 2020, oppure quando, non mi ricordo. Se era gennaio 2020 e quindi l'ho fatto quindi durante la pandemia o gennaio 2021, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, però l'ho giocato tutto bellino come gioco. 3-5 Royce Dangerous Spike Castle. Mica l'ho detto in inglese, senti tu che maccheronicità che c'è. No, il Mario qui, cazzo qua. Oh. L'ho fatto. Cazzo! E mi ha truffato la truffa. Bello Moreno col badge del coso lì, della Digipietra. Che c'è qua? La monetona da 30. La Digi Dieta, sì, molle, la Digi Dieta. Ma ti hai mangiato troppo, eh? Ok. Preferisco sempre. Allora, se avevo quello là, lo lavo col Mario Elica, sarei arrivato prima. Sono un coglione di merda. Sono
Sono un coglione di merda e spero che qualcosa li ritorni. Sono un coglione, sono caduto come uno stupido. Fabio, allora, ma sei... No! No, ragazzi, la stupidità. La mia stupidità. La musica è partita adesso. Non ci arrivo. Aspetta, facciamo una cosa. No, vabbè. Dai, Fabio, perché sta stronzata? Vedi, mi lamento di... Oh, fammi fare su e giù, probabilmente ritorno. Ma la musica non la sento io, vero? Cioè, nel senso che non c'è... Credo, io sento veramente basso, devo alzare un po' tutto. Quindi probabilmente si alza anche a voi l'audio, raga. Ma stando col balcone aperto non sento un ca... una minchia. Ma porca miseria, oh, che cosa complessa entrare lì. No. Ha messo le bala. Dai. Subito. Subito. Ok, perché sono lui. Ma porca puttana. Toh. Voleva fregarmi. C'è qualcosa di qua. Oh, moneta a 50, abbiamo 3 vite. Non faremo il record del livello. Però. Ah, minchia, è fatica sul livello. Sono suonato di più qua che su quello di Master. Guarda che faccia, non se l'aspettava. Andiamo avanti. Devo stare con la porta chiusa che c'è vento pure oggi. Let's go, andiamo. Il livello è quello lì, delle 5, quello successore alle 3, capito? La fine nuove fiere dell'intrattenimento. Scusa. Scusa. Scusami. Aspetta. No, c'è qualcosa da fare tipo salto di merda, non so se... Poi qui Mario perché non ha il cappello? Non ce la fa così. No. Madonna! Vabbè, dire... Sì! Sì, cazzo! Sì. Sì. Non l'ho skippato. Sono contento. Una vita in più, Molly. Una vita in più. Perché lì devi sapere una mossa in mare che ho fatto a caso. Ok, quello. Raggiungi tanto come Mario Super Palla. Ciao, Witch. Buon pomeriggio. Sempre ti capiscono. La prossima. Domani. Domani non so cosa faccio ancora.
Sì, no, non mi ricordavo poi minimamente io come farlo quel coso lì, per cui... Fabio? Faccio così, scusa. Sono eliminate. Perché lì, su quel mondo lì devi stare, cioè su quella tipologia di Mario, Mario 3D World. E come cazzo faccio così? Aggiornamenti dal fronte, sono arrivato al coso che spunta con le spine. Nicola. Non sono un cazzaro forse, va bene, Nicola. Ecco perché Nicola sta latitando, che sta provando il mondo di Master. Bravo. Non è facile. Bravo Nicola. Come cazzo si trova? Oh cazzo. Qui devo starci attento. Ah, me lo ridava comunque. No, che merda. Ciao Ivol, buon pomeriggio. Bentornato Ivol, come stai? Ah. Fregate, signore. Tanto ce l'ho qua il fiore. Ok. Pa 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 bello. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Ieri mi si è riempito in una giornata praticamente tutto giugno. Ah, sono contento io. Ti denuncio, ma sta bene. Io oggi, secondo me, Master Gaming deve stare attento alla sua cassetta postale. Oggi ta Melnico. Ivolo, sei impegnato almeno, cioè nel senso. Quella di Mario Galaxy. Io vorrei le 30 vite nel mio super mondo. No, no, Master Game. Allora, sai che posso fare effettivamente? Se dipende quando sto finendo, lo faccio. Voi non avete visto nulla di quello che è successo in tutto questo. Ok? Voi non avete visto assolutamente nulla. Ok? Grazie. Porco demonio, sono distratto. Sono distratto. Grazie. Grazie. Ah! Cazzo di minchia della minchia della minchia della minchia. Donato Felix, no, avete preso tutte e tre formaggio. A livello del culo questo. Poi sei calmo, Master Game, parli tu, questo livello non mi piace. Allora, Allora, che cos'è sta cosa?
Non ho capito quello che ha scritto Evil. Pena. Vabbè, devo pensare la vita. Ma Fabio fa così pena con i diti. Non è Evil perché tu usi il bocchino e le dita le infili in quelle cose là facendo piru 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 piru. Devi a cagare il cazzo a dirmi a me dove, come fai con le dita, eh? Eh? Allora, ma tu stai in subordinazione della gente che mi segue, eh? Diti, ficcate, eh? Che sta succedendo qua? Va bene, Evil. Non so dove sto andando. Che cazzo di livello è? Cazzo è successo? Esatto, Evil. Dona, fai una donazione, fai una sub, io con quei soldi mi compro le dita nuove, no? Dove sto andando? Cosa sta succedendo? Sto andando totalmente a caso, senza nessun senso logico. Ma tu sei una merda nella minchia! Ah! Va bene così. Se lei, cosa hai fatto Fabio? Niente. Dove sta andando Mario? Si è fermato. Ok, là, quello lì è raggiungiamo i 20 per comprarmi le dita nuove. Ok, 20 sub. Solo le 2 e mezzo, dobbiamo arrivare almeno fino alle 3. Bullet Bill Mariam. Cazzo! 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 Di nuovo. E ora dai, ora lo facciamo un'altra volta. Aia. Facciamo una cosa, finisco questo, proviamo le ultime 30 vite, se ce la faccio ce la faccio, e poi in caso andiamo su 3TS99, va bene? Sono morto. Vediamo se riesco a passare sto livello. Dai. Spari? Grazie. Bravissimo. No. Bravo Fabio. Ok. Aha. Porco demonio. Poteva esserci qualcosa sotto. Non me ne frega un cazzo. Che bastardo. Quanto grosso e pesante! Madonna. Allora! Ah!
Le pubblicità. Vabbè, parte la pubblicità nei canali dove sono sub, ragazzi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cortesia. Non so se è il browser o altro. Alla fine ho fatto 2 secondi sotto il record. Allora, dedichiamoci a fare adesso. Vediamo una seconda possibilità al mondo. Tanto Nicola sarà morto, ovviamente, di ictus per fare quel gioco là, quel livello. Ehi, la pubblicità parte sempre con volume altissimo. Sbagliato. Ho sbagliato. Quanti cazzi davanti a te? Pipiripiripim. Pipipipipipipim. N40, minchia che caldo che fa, ragazzi. Fa proprio caldo. Pipipipipipim. Allora, riproviamo le ultime 30, però hai perso le 30, basta. Poi passiamo un po' a Tetris. Nuova partita più che continua, che cazzo facciamo? Vabbè, continua perché effettivamente me l'ho fermato da zero, quindi effettivamente non continua nulla. Allora, con calma e sangue freddo, non parlo, sto zitto. Faccio come i pelati americani che giocano a Mario Maker, fanno... Ho saltato male. Allora, qui è tutta una questione di salto, ta ta ta. Più una questione di coglione che sono io, ovviamente. Porco! Mi scordo che ha messo il fuduwu sopra il fuoco. Pirla io. Fabio, ma porco demonio, ma veramente? Eh? Veramente, ma veramente l'ho perso nella parte meno... Fanculo. Veramente l'ho perso nella parte meno difficile di tutto questo livello. C'è una vita nascosta lì, mi immaginavo come nel livello normale di Mario, probabilmente. Vabbè, allora, c'ho pure un po' di sfiga, raga, io ve lo dico. Non mi sono morto. Dai. Troppo avanti adesso. Guarda quanti morti poi, guarda. Ok. Oh, però posso dire una cosa, c'è della sfiga dentro pure, eh. C'è la probabilità di che ho colpito in contemporanea il coso e mi ha ributtato giù dove c'era il sole. La partenza è tra virgolette difficile. Secondo me bastava semplicemente non mettere quei fudubù lì, perché tanto il livello è già ostico di suo. Insomma, è già ostico di suo il livello, cioè nel senso, non avrei proprio solo quelli lì non avrei messo. Ok. Già il fatto che sto riuscendo a passare sempre qua.
Facciamo passare il sole che ha messo pure il sole. Minchia. No, vabbè. Vabbè. La vita era là. La vita ovviamente dove c'è il livello di... il, come dire, la classica vita... De puttana però. Puttana, io giù dovevo stare salito sul fuoco. E l'ho visto che hai messo i putti qui sotto. Allora, raga, questo pezzo più o meno l'ho capito. Sono io che sto sbagliando. Sì, sono io che sto sbagliando. Esci mia madre che stannutisce. Siamo tutti messi bene. Tutti messi bene in sta casa. E io sono tranquillissimo, non si sente, no? Ok. I termo sifoni con sto caldo, ragazzi, ma... ciao, ciao Lieser e salve a tutti. E allora, ciao Lieta, grazie, grazie mille, benvenuti, bentornati ragazzi. Mi avete beccato nel momento in cui sto giocando un livello di Master 34 che ha fatto un livello di, del culo, io lo, di, lo so che è un livello del culo, quindi adesso mettetevi come, prendetevi una bibita fresca che fa caldo e vedete me che non so giocare. Chi è Mid Kenobi? Grazie mille per il follow. Bel livello del culo, Master. Sì, proprio quello. Okay. Com'è andata la live, Liz? Tu stai fermo lì. Piace. Allora, io non devo aver premura. Ok. Sta facendo giocare un livello altamente possibile. 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 Possibile, sono stupido io. Sono stupido. Sì. Ora c'ho 300 persone che mi guardano. Sono molto. Sono più emozionato adesso. Hop. Hop. Oh, ok. Questo pezzo non è difficile. Cazzo! Sole però! Sole 24 ore! Dai, 9 vite. Mi sono alzato troppo tardi. Dai, che palle, ragazzi. Che palle. Ok. 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 Oh. Vieni di qua. Mi serve. Ti esigo. Ti esigo. Non mi esigo più. E adesso sono cavoli. Perché se... saltamelo. È una questione di principio. Nicola è morto. Da che guardava la live è morto. Non so se sia ancora vivo Nicola. Perché si è messo anche lui a fare sto livello. Io non me ne vado da qui fino a quando non lo passo, ok? Tanto dove dovete andare? Fa caldo fuori, dove andate? Madonna santissima, ma... Va bene, l'ho perso e mo so cavoli amari perché... F per Nicola, esatto. Ne dico tante stronzate, Master, questa è un'altra stronzata che ho detto, eh? No, alle 5 devo redare Rikishimaru! Mi scordo il sole. Mi scordo il sole. Troppo di là. Mi scordo il sole io, me lo scordo. Piripi, piripi, piripi. Respira Fabio, ci sono 40 gradi.
ci sono 40 gradi fuduvù che tirano su. No, io voglio anche andarmi. Io voglio anche andarmi a impiccare, Master. Sai. Non. Ho bisogno di una granita, va bene? Ho bisogno di una granita. Non salta. Non salta. No, l'ho rifatto. Le ultime 30. E poi andiamo su Tetris, va bene? Le ultime 30. Le ultime 30. Tanto non ho la webcam, mi posso mettere in nudo, va bene? Ok. Oh. È tutto calcolato, è tutto. Vabbè, ciao. L'altra volta, prima come avevo fatto? Allora, perdere il fungo qua è da stronzi. Cioè, colpa mia, lo ammetto. Cioè, come passo quel pezzo lì? Ok. Cioè, qui lo passo occhi chiusi, pensa tu. Tu vai via. Ok. Ma dai, se ci perdevo il fungo lì. Allora Fabio, se tu non riuscissi a non perdere il fungo qua. Ok. Sì, dammi la vita che guarda, mi serve tantissimo. Bestia di Satana che sono. Fuculo! Sì, cazzo, sì. 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 Fatta. 22 secondi, tu sei un cheater di merda. Quello che l'ha fatto 22 secondi. Fatto, sono contento. Sono contento, fatta. Fatta. Fammi soffiare il naso. 22 secondi è una truffa legalizzata allo Stato, io ve lo dico. Mamma mia, raga. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Questo te lo segnalo come livello per elevata stronzaggine, no? Ah, se sono tutti così mi impicco, io te lo dico. Io te lo dico. E tu, minchia, guarda, sono contentissimo. Guarda. Ok, già il titolo è tutto un programma. Rompi capo te lo. Sì, perché ti spacco la switch in testa. Allora, tu hai un problema con i fuduvu, punto primo, ok? Ti piacciono? Ti piacciono i fuduvu? Ti piacciono i fudubu, vero? Ci gatto, l'abbiamo passato. L'abbiamo passato. Però c'è un problema grave con i fudubu. Nicola, allora, com'è andata? Eh? L'hai passato? L'hai passato o almeno tu il primo? Cioè, l'ho fatto io, ce la farei anche tu, cazzo. Ma come cazzo è qui? I blocchi nascosti, sì. Non so dove, però. Sputtana
Aspetta, forse qui ho capito come fare. Cioè. No. Sono venuti quelli a pulire le fogne. Ah. Vabbè. No, non. Non ce la faccio, non ci arrivo, ok. Come faccio? Io l'ho passato, Nicole, eh. Tocca a te ora. No, ma sei uno stronzo! Sei veramente uno stronzo, eh? Scusate, eh. Insulto chi mi segue, va bene? Cioè, questo tratto è l'ingresso al livello, non è nemmeno il primo, non è nemmeno il livello. Cioè, ma rendiamoci conto. Rendiamoci conto di quanto può essere stronzo, eh? Dov'è? Dov'è? L'ho saltato. Ok, però ho capito cosa fare, dai. Dai, 20 anni però l'ho capito. Dov'è il fungo? Scusami, è sparito. Ok, cioè, è fatto apposta questo. Perché lui sa le bocchette, Nicola? È proprio subdolo, dentro e fuori. Lo segnala alle autorità competenti. Volevi. Volevi. Caspita. Non c'è nemmeno un fungo. Perché sto facendo questo io? Perché mi sto facendo del male fisico, soprattutto mentale? Sì, vabbè, io faccio solo 17 vite, cioè nel senso poi basta. Poi facciamo un po' di Tetris che da un po'. Anche se probabilmente ci sarà domani Tetris, visto che faccio Splatoon domani. Sono andate avanti di poco. Il problema è tutto un trial and error, cioè nel senso per fare un errore è finita. Non so se almeno se l'ho pronunciato giusto. Cioè, un errore è finita qua. Là devi proprio. Qua devo fare tutto alla perfezione per te. E ovviamente muoio su un Goomba. L'unica cosa facile che c'è in sto livello. Ovviamente, ma vabbè, chi si fa? Si loda, si imbroda. No. Non posso tentare di scappare con il fungo già. Sono sicuro che ci sarà sicuramente un po'. Nusso qua, però non posso prenderlo mai nella vita. Essere sorbole. Non ho saltato! Non ha saltato, non ha saltato, non ha saltato. Allora, si va sempre più avanti, quello sicuramente. Anche che qua ormai si passa. È tornato Mr. Quest. Nato Mr. Quest. Ciao Mr. Quest. Com'è Mr. Quest? Essa sì. Mr. Cheese, va bene. Quanto manca? Oh, ma solo 12 vite. Che peccato, tra poco dobbiamo finire questo bellissimo livello. Via. Ve lo segnalo alle autorità competenti. Non è giusto quello che ho visto.
No. Perso un po' di tempo e sono morto. Olè. 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 Qual è la quest, Mr. Quest? Effettivamente, Mr. Quest, qual è la quest del Tonic? Soprattutto, cosa c'è poi dentro la cesta della quest? E soprattutto, quest'ora, quest'ora. In quest'ora, a quest'ora non c'è. Basta, dopo questa io ci muoio. Ciao, sono Take85. Forse vi ricorderete di me per quando avevo la sanità mentale prima di iniziare questa live di Super Mario Maker. Cazzo Maker 2. Ci muoio, va bene. Ci gatto, ci muoio. Ci minchia. Olle. Ussale. Pestale, pestale. Pestale, pestale. No, non ce la sto facendo mai. No. Se per prima parte intendi questo qui del pre-livello, sì, ce la faccio un mese. Non c'è Ciminchia, si sa. E non ce l'ho fatta. Meno male non esiste un account chiamato Ciminchia, perché tanto ormai qua. Tutti i nomi degli account che ci sono. Non c'è ad oggi! E ditelo anche a ragione. Beh, arrivano a. Minchia quanto è complesso, raga. Quanto è complesso, non sono bravo. Quanto 6 vite mancano, dai, dai. Pra. Non si ferma! C'è la scivolizia sotto le scarpe, Mario. Scivola! Perché deve scivolare? Cioè, dica se il signor Nintendo la c'era, Mario. Oh, ho saltato. E scivola, beh, non ci posso fare nulla. Allora io devo saltare letteralmente nell'alto. Nell'altro. Devo saltare letteralmente nell'altro. Riesco ad evitarlo. No, ci muoio quindi. Ho proprio toppato lì. Tre tentativi. E non ci riuscirò mai perché non ho visto nemmeno come va avanti. È qua, il pezzo è lì. Cioè, è proprio lì quello difficile al momento. Figuriamoci tutti io. Tanto hai messo anche sole qua di nuovo. Cioè, è proprio incredibile là. Hai mangiato pesante Hai mangiato pesante quel giorno, figlio mio, per aver creato sto livello. Cosa ti ha fatto di male la cena quella serata? Vedi. No, ho sbagliato. Va bene. Grazie, Master, per avermi fatto perdere la sanità mentale. Facciamo una cosa. Grazie per aver assistito a tutto questo, Master. Grazie mille. Aleph 2050, 2050, grazie per il follow.
Esatto, sì. Nei mondi ci può stare. Nella modalità infinita è... Po' del culo. Ragazzi, due partite di Tetris letteralmente, visto che siete su stato in raid, per non chiudere alle 3. Poi domani facciamo... Vedo cosa fare. Tra l'altro vi ricordo il ritorno di Quiz Time. Non so quando. Devo decidere se Felix tocca il bot. Felix. Nel cervello soltanto la Roma. Il mio cuore batte per te, Sì. per il mondo seguendo la Roma. Va bene. Assolutamente sì, Diego. Anche perché il canale è tutto incentrato su quello. Comunque sì, mi ricordi giusto. Da qui alle 5 c'è parecchio Tetris. No, Riccardo, non voglio fare fino alle 5, va bene? Stavo dicendo, ho intenzione di rifare il quiz time. Perché hanno sistemato, l'avevo detto inizio live, adesso siete un po' di più, quindi lo ridico. Hanno sistemato la modalità di Twitch, quindi adesso si è di nuovo riloggato al mio account, quindi si può giocare streamer versus chat. Devo decidere se schedularlo al pomeriggio, in quest'ultima settimana di streaming che inizia, o farlo la sera. Fare una live particolare speciale la sera, volevo farlo ieri sera addirittura, ma ero troppo stanco per iniziare la live alle 7 ieri. E quindi fare tipo 18:45, 19:45 una live di Quiz Time o farla al pomeriggio. Devo solo valutare. Però una voglio farla prima di andare in ferie, ok? Prima di mettere il canale chiuso per ferie. Hanno rotto la webcam, va bene, lì streamo senza webcam, pazienza. Però voglio farla. Volevo addirittura iniziarlo ora, farla adesso. Non so se era il caso, quindi preferisco fare Tetris. Anche se effettivamente siamo un po', magari la chat si iniziava a giochicchiare un po', la vediamo. Magari tanto non c'ho un cavolo da fare, quindi posso tranquillamente anche effettivamente fare una live più lunga. Finalmente sì, l'hanno aggiornata, hanno tolto Mixer e YouTube. Anzi, tanto nella gente hanno fatto RIP Mixer. Benvenuti, dopo un anno probabilmente che ha chiuso Mixer, te ne sei accorta adesso che c'era Mixer nelle tue opzioni per legarlo alle live. All'altro punto c'è Prime tra poco, aggiungevi Prime, no? Poi tra l'altro, rispondi a Diego di nuovo, le notifiche di follow cambiano, sono due. Quindi un si alterna Digivice o un'altra cosa. C'è un po' di Tetris, poi vediamo se effettivamente facciamo quiz time così per test. Se per voi va bene, eh? Se volete partecipare al test. Altrimenti non lo faccio proprio, lo faccio per come live. A me non va bene, ma lo so, sì, se a te non va bene. A te non c'è mai una cosa che va bene. E allora, adesso lo mettiamo qua. Devo per forza chiudermi. Sì. No, Fabio di merda! Ho sbagliato non tanto di più. Ah, che erroraccio di... Che erroraccio da principiante ho fatto. Non va, non va... Dai, niente, fine. Niente, fine. Ho sbagliato. Ho sbagliato. La prima è di riscaldamento. La prima è di riscaldamento. Andiamo veloce. Mio Dio, che caldo, ragazzi, non avete idea. Non so da voi, a parte che ha detto che pioveva. Minchia, ma qua si sta letteralmente sciogliendo da caldo. Come non mi sia denudato io ancora non lo so. Allora, adesso mi concentro meglio.
così. Il mio obiettivo su Tetris 79 è cercare di vincere, perché non ho mai vinto una partita a Tetris 99. Oh, bello. Qua. Andiamo al contatto. Effettivamente è contrattacco, vabbè. Così. Tanto c'ho il pezzo lungo, ma sì. E lo mettiamo subito. Tema di Kirby è molto bello. Bello vero. Non vedo se c'è su Spotify, che probabilmente saranno pure me. Questo lo mettiamo qua e questo lo facciamo così. Pezzo lungo lo mettiamo qua. Ah, il contrattacco funziona. Questo lo mettiamo qua. No, non voglio mettere questi grossi pezzi al centro. Oh, figo. Nicola, dimmi cosa succede. Vi vedo quando scrivete, in caso poi vi leggo dopo come al solito, perché... per non distrarmi. Cos'è tutto sto... tutta sta agitazione qua. Che cattiveria gratuita. Devo fare per forza così. Ah, è riuscito quello, dai. No. Aha. No, di qua non ci va. Di qua ci va. Qua. Qua. Se parlo del qua qua. Mettiamo questo. 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 No, due pezzi lunghi. Vabbè. Ah, dai che stiamo per arrivare tra i 50. Vabbè. Facciamo così. Pidi pidi pi pi pi. Mi è dispiaciuto aver finito Kirby, però, No, questo è un altro gioco alla Paper Mario. Mi è veramente piaciuto e dispiaciuto di averlo finito già. Nel senso, veramente bello. Non me l'aspettavo così bellino. Troppa luminosità schermo. Piri 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 piri. Sì. Stiate calmissimi tutti. Ha.
E questo dove lo metto qua? Vabbè. Sto tentando di salvare quello che non si può salvare, veramente. Ciao, arrivederci, tanto di belle cose. Minchia. Proprio l'ultimo, proprio mi hanno massacrato. Nuovi colori giocatore. Ok. Abbiamo tutto. Ma quello si chiama Pooh. Facciamo l'ultima. I Pooh, mi hanno battuto i Pooh, ragazzi. C'è più mondo. Cosa succede nel covo segreto? Ma già come la finisce di fotografare camion re di traverso? L'ultima, poi scappo, ragazzi, fa caldo. Prova di quizzettare, la facciamo un'altra volta. Anzi, se non facciamo di attento, domani pomeriggio quiz time, vediamo. Lo scoprirete soltanto guardandomi. Questo dove lo metto? Qua. Sempre qua. Sempre qua per forza. Oh. Iniziamo a sistemare quello che stavo sbagliando. Oh, caspita. Sì. State calmissime. Quanto aggressivi, eh. Proprio tanto aggressivi. Guarda quanti pezzi vi stanno per arrivare. Che cavolo. Beh, almeno mi stanno. Il gioco mi sta aiutando, facendomi capitare dei pezzi. Dei pezzi decenti, eh. Sì, però non di questo tipo, eh. Qua. Me ne pentirò amaramente aver messo quel pezzo là, però. No. Non devo tappare i buchi, però devo per forza farlo ogni tanto. Che culletto. Che culletto che ho avuto. Oh. Torniamo a respirare un po' d'aria. No, così. Così. Una cappellata.
E questo dove me lo metto? Qua. Ok, quando parlavo del gioco mi stava aiutando. Non mi sta più aiutando. Rettifico, mi è ritornato un po' di aiuto. Sì. È la Madonna. Dai. No, dai, che palle, che pezzi sbagliati, amica. Aspetta. Continuano ad arrivare i pezzi sbagliati, Oh. Parliamone, su. Cosa è esploso? Dai, che perché devo sempre... Mi costringono a coprire il buco. Qua. È bruttissimo quello che ho detto. Diciamo così e buonanotte. Lo so che ho coperto, però... Posso far nulla, guarda che pezzi che mi capito. Oh, attenzione. Scusate sempre se non vi sto intrattenendo, ragazzi, no? Capite che... Allora, ragioniere, che fa? Va bene, Lieso. Mi deve tu? No, dicevo, fatti lei. Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. No, sì, sì, no. Non mi sto proprio più distraendo, ragazzi, però, eh. Scusate, proprio. Lì è successa una cosa che non doveva succedere. Porca puttana!
Non mi dà più tempo di decidere nulla al gioco. Perché sta stronzata? Perché sta stronzata? Porca puttana! Perché sta puttana? Perché? Perché? Perché così veloce? Mio Dio, gli occhi mi si sono... Mi si sono crociati gli occhi da tutte le parti. Se vince qui devi allenarti su Tricky Towers, banno. Banno, non dire mai Tricky Towers il mio nome. Sesto! Oh! Non male, ragazzi. Basta. Basta, veloci. Abbiamo finito. Basta, sto squagliando. Andiamo qui. Abbiamo finito per oggi. Mio Dio. Mi lacrimavano gli occhi, ragazzi. Guarda. Cioè, non sto scherzando. Cioè, ero talmente concentrato che non battevo nemmeno le palpebre. Cioè, ero fisso così e poi l'ho presa in quel posticino. Signori belli. Abbiamo finito qua questa live di ritorno dopo 7 giorni, dopo che c'è stato un po' di lavoro improvviso. Io vi ringrazio per avermi seguito. Io le mani suate è colpa di Mario. Io non so perché, non io di nulla, non mi stanno suonando. Domani cosa fai? Domani teoricamente ho segnato Splatoon, però non so a sto punto se faccio Quiz Time. Devo decidere un pochettino il da farsi. Non era meglio lavorare? No, Nicola, no. Se tu vuoi avere a che fare con dei bambini di prima, seconda, terza e anche quarta elementare, fai. Fai, quindi... Ant Showdown, no. No. Oggi ti sei incazzato con Mario e hai perso la vista con te. Sei stato bellissimo, effettivamente. È stato bellissimo, guarda. Ant Showdown, quel gioco che ancora non è morto, ok. Quanti bambini vuoi ci siano? Cioè, sono più di quanto tu ne possa credere, Nicola. Allora, fare i bambini è bello, Nicola. Si sa, ma in un altro senso. Poi lì andiamo in una live di... in altro tipologia di live. Quello te lo spiega già come si fanno i bambini, il nostro biologo. Non, questo io non credo. E non è Overwatch il gioco morto, di quello che tu vuoi dire. E allora, signori belli, io ringraziando chi ha followato, ringrazio Moreno per aver salvato per 2 anni, 24 mesi, ringrazio i termosifoni per il raid, ringraziando Lieza. Allora, fatemi vedere una cosa, domani non lo so, domani ho schedule, avevo segnato Splatoon e Tetris, però ripeto, poi la schedule è saltata perché ho avuto lavorato fino a ieri, quindi faccio quello che voglio, cioè se so, magari faccio veramente Quiz Time. Però non so al pomeriggio quanta gente c'è attiva al punto di scrivere in chat e giocare, cioè, e dare le risposte di Quiz Time. Devo un pochettino valutare, arriverò all'ultimo. Ciao Ale, grazie ancora per avermi followato prima. E benvenuto. Quindi è questo. Vediamo, prossima settimana, essendo l'ultima settimana prima della chiusura, io ho già messo Fortnite lunedì. Perché non riesco a fare la nuova stagione di Fortnite in live. Perché finisce venerdì 3 la stagione di Fortnite e venerdì 3 è l'ultima live prima della pausa. Anche se poi c'è la live di Mario Strikers, cioè la Mario Calcio, poi c'è la live di...
dovrebbe esserci. No, c'è, cioè, dovrebbe esserci Cuphead. Poi c'è, dovrebbe esserci. Secondo me c'è anche un altro gioco che usciva. Che ho detto Fall Guys. Qui facciamo comunque un day one farlocco di Fall Guys free. Lo faccio in live al day one. Cioè, quindi comunque, ripeto, le live ci sono. Non sarò. Non, magari non saranno all'una e mezzo, saranno alle tre. Il carico nuovo non si sa quando esce. Si sa, probabilmente. Io già sono tornato dalla lunga pausa. Non pausa, perché sembra brutto dire pausa. Cioè, ritorneremo già a settembre, secondo me, con le live schedulate. Cioè, quelle giorno per giorno. Durante l'estate le live possono essere a qualsiasi orario, tra due settimane in poi. Ma non credo all'una e mezzo, non credo più a questo orario. Magari 4-5 prima di Ricky, o se scappa qualche live la sera. Dalla lunga e fredda pausa. Tomba, io lo dici ad Alberto. Tomba. Poi per il resto di difetto. C'è qualcosina in estate. Cioè, Fall Guys. A parte l'entusiasmo di Fall Guys è pari a zero per chiunque. Hanno fatto una cosa tipo. Pre-registrati per il day one di Fall Guys per vincere skin, ricompense e cose varie. Hanno raggiunto a malapena il primo step. Aspetta, ve lo dico subito. Hanno raggiunto a malapena il primo step di. Ve lo dico subito. Va bene, sì. E magari probabilmente streama pure Alberto Tom. Allora, la free for all pre-registration. Hanno superato a malapena le 500.000 registrazioni. Allora hanno messo come gol 2.500.000 registrazioni al free to play di Fall Guys. Fall Guys hanno totalmente sbagliato i tempismi di Fall Guys. Totalmente. Cioè, doveva essere. Il gioco che è uscito ad agosto 2020, me lo ricordo perché mi ricordo che era agosto 2020, e doveva essere il gioco che è adesso, non che l'hanno tirato così fino al 2021. Cioè, hanno fatto 5 giochi tutti buggati, la gente rage quittava, eccetera, eccetera. Ma ormai non lo so se si riprenderà Fall Guys adesso che diventerà free. Dalle registrazioni credo proprio di no, però. Lo scopriremo solo vivendo, ragazzuoli. E allora, fatemi vedere un pochettino se c'è qualcuno a cui fare un bel raidino. Vediamo un po'. Mutiamo questo pelato che si mette a parlare. Oh no. Oh no. Oh no. Aspetta un minuto. Aspetta un minuto, fate controllare un po' di roba. Un po' di roba. Non è. No, non è. L'unico che ho da poter raidare è quel culo di Gigio. Guarda, vi raido Gigio, che tanto è anche amico. Cioè, conosciuto anche dalla community di Temus, quindi, eccetera, eccetera. Vi porto da ferro Gigio, però prima andiamo. Ma ho visto il gioco che faceva Hilda. Se ti sincero, l'ho visto e c'era Hilda. Amico, parliamo. Dai, vi porto da Hilda. Facciamo così, dai, il mio primo raid da Hilda. Mi porto con un po' di gente. Sta facendo. Inokumi Cost Worlds. Worlds. Che non so che gioco sia. Ma tutti vogliamo bene a Ferro Gigio. Non è vero. Sigla finale. Sigla finale. Andiamo. Signori, vi porto da Hilda. Raid. L'ho scritto in maiuscolo. Speriamo che lo piglia. Il raid è stato creato. Tutti da Hilda. Così la salutiamo. Visto un ricambio del raid che mi ha fatto. Paio di live che mi ha fatto nei giorni scorsi. Grazie per avermi seguito, ragazzuoli. Grazie per avermi followato. Oggi, perdonatemi, ero un pochettino giù perché ero stanco da lavorare 4 giorni sugli autobus senza aria condizionata. Quindi, perdonatemi. Vi aspetto domani alle 13.30 con qualcosa. Non ho deciso ancora cosa. Che gioco fare. Poi, comunque, da lunedì ritorniamo per l'ultima settimana di streaming alle ore 13.30. Tranne il martedì. Ricordo ci sono i control M. Seguitoli, followatevi. Ciao a tutti.